Ciao a tutti, oggi in questo video volevo condividere con voi un'idea che mi è venuta qualche tempo fa e riguarda le scatoline all'interno delle quali io vado a mettere le creazioni che mi vengono richieste. E ho trovato questa scatola che vi arriva a casa così, tutta completamente aperta e piatta, ma poi bisogna montarla e ci vuole veramente poco, bisogna piegare tutte le parti, ci sono, vedete, tutti i segni. Quindi cosa vado a utilizzare? La base della scatola, cioè la scatolina, semplicemente una penna nera e poi dei pastelli colorati, questi non hanno una vera marca, ma semplicemente delle matite colorate, anche un pochino legnosette, sempre questo, però vanno benissimo su questo tipo di materiale, sul cartoncino. E io sto parlando di che tipo di disegno, proprio uno schizzo, quindi un disegno molto veloce dove si vedranno le linee di costruzione del personaggio, perché questo è appunto una specie di mio bigliettino da visita, non devo perderci proprio troppo tempo. E poi andremo appunto a colorare tramite tratti molto calcati, perché appunto il colore mi si deve vedere, se no viene molto sbiadito, invece deve essere bello pieno. Il tema di questa scatolina sarà questo. Vi faccio vedere l'oggetto che verrà contenuto qui dentro. Eccolo. Ho fatto un su base cammeo di metallo, Wally e Ivy. La luna l'ho realizzata con il fimo, quello che si illumina al buio. Anche qualche stellina qui. Poi ho messo tutti il pigmento perlato della Perlex, che vedete che effetto che fa, poi tutto bello glitterato, pearlescente. Ho messo anche un pochino negli occhi di lui, lo di colore bianco. E niente, sì, questo è il mio anellino perché oggi vado a disegnare, quindi il simbolo sulla mano deve essere questo. E niente, quindi andiamo a disegnare qualcosa che ricordi appunto loro due. Una volta fatta la traccia delle nostre forme dei personaggi, come vedete ci sono tanti tratti, tante linee, sembra un po' tutto confuso. Andiamo a calcare quelle che sono alla fine le linee giuste, le principali. Quindi diciamo andiamo a fare i contorni.
Una volta fatto questo, possiamo iniziare a colorare. Quindi ci prendiamo i nostri pastelli. Me li metto qua. Ovviamente sono spuntati perché io prima di temperare qualcosa passano i secoli. Questo è il mio bellissimo temperino. Ci servirà magari, mettiamo qua. Ok, allora inizio a colorare, vi faccio vedere come. Giallo. Allora, i tratti, come abbiamo detto, devono essere belli decisi e forti. Quindi inizio così. Ok. Che vanno in una sola direzione. Non deve essere un colorare in maniera precisa, anche se il colore esce fuori, a me va benissimo così perché appunto è un disegno stile schizzo. E ci andiamo a prendere il bianco che è importante per i punti di luce magari, quindi anche qui premiamo abbastanza. Ok. Un po' fuori dai bordi. Scusate, io qui do le capocciate tutto. Questo lo mettiamo qua. Ok, quando ci sembra di aver colorato abbastanza, vado a mettere qualche colore a seconda, non so, di quelli che ci stanno bene con la figura, tutto attorno, sempre in maniera disordinata. Quindi posso iniziare anche dal bianco se voglio dare un po' più di luce al tutto. Andiamo a fare dei segni attorno alla figura. Poi prendo questo perché rende sempre tantissimo sul cartoncino, colore che si stende molto bene. Facciamo così.
questo punto riprendo la mia penna nera e dal momento che sono andata un po' sopra le linee a colorare vado a ricalcare un altro pochino. E come tocco finale vado a mettere un pochino di vinyl su questo cuoricino di stoffa e utilizzo i miei glitter bianchi, sempre una goccia di colla, ok? Non so, ne andiamo a mettere un pochino qui sopra, il vinyl poi diventa completamente trasparente, andiamo a mettere così. Ci mettiamo i nostri glitter bianchi. Andiamo a piegare tutte le parti. Una scatolina di incastro. Dopo la prima volta che provate poi verrà abbastanza semplice. Ok. Bisogna fare così. Si va ad incastrare senza tirarlo qua dentro. Ok. Stessa cosa lato destro e per ultimo i lati per chiudere il tutto. Ok. Eccoci qua. Io poi all'interno vado a mettere un po' di carta velina in modo che anche se la scatolina viene schiacciata non si rovina nulla all'interno. Così quando avrete la vostra collana o qualsiasi altra cosa abbiate chiesto, ci sarà anche la nostra scatolina cartone. Quindi questo è il nostro risultato finale. Ci sarà il cuoricino in stoffa, i brillantini, il nostro schizzo personalizzato. Spero che il tutto vi sia piaciuto. Stavo un pochino scomoda con il telefono qui sopra, quindi diciamo che ho fatto di meglio. Però alla fine dai, è carino, è sempre piacevole ricevere un qualcosina in più. Grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!